Allora, Fausto Brizzi con Pazze di me torni a dirigere una commedia corale, però questa volta la predominanza è assolutamente femminile. Esatto, anzi violentemente femminile, ci sono 7 donne contro un uomo, Francesco Mandelli, tutti gli altri uomini del film sono veramente camei, piccoli ruoli da una posa, e ho scelto le donne che mi facevano ridere nella vita, le volevo avere sul set per 8 settimane, capitanate da Loretta Goggi che praticamente non aveva mai fatto cinema dai tempi dei Musicarelli, e mi sono divertito molto, insomma, a mettere una spalla comica maschile con 7 comiche donne. Il tuo protagonista Andrea è assolutamente vessato dalle donne della sua famiglia, tu come ti sei trovato a gestire quest'orda barbarica, mi verrebbe da dire? Ma in realtà era abbastanza semplice, perché le avevo scelte anche in base al loro carattere, cioè sapevo che erano donne malleabili e che non avrebbero seminato zizzania tra di loro, quindi il set è andato abbastanza bene, e Francesco soprattutto era un collante perché tutte gli volevano bene, l'avevano adottato insomma in questa famiglia femminile, proprio davvero da sorelle, e questo è stato molto divertente. Il tuo film è evidentemente una commedia, però c'è secondo me un fondo di tragicità, nel senso che viene dipinto il maschio medio italiano, in questo caso, che comunque ha proprio delle difficoltà oggettive a separarsi dalle donne della sua vita, dalle donne della sua famiglia. Certo, c'è un po' di mammonismo nel film e c'è anche la tragicità di una famiglia che è cresciuta senza la figura del maschio, perché comunque è una famiglia abbandonata dal padre quando erano piccoli bambini, che è cresciuta sotto il dominio di una madre molto possessiva, e che quindi sono cresciute con dei disturbi o comunque delle particolarità molto evidenti, e quindi sì, ma lo faccio in quasi tutti i film, insomma, a volte più, a volte meno, però diciamo un sottofondo malinconico o romantico nei film che faccio c'è sempre. E diciamo che da lì a un passo si poteva cadere nella misoginia. Come hai lavorato nella sceneggiatura per evitare che certe battute potessero essere malinterpretate, diciamo? Beh, intanto mi controllavano le donne sul set, che erano tantissime, erano in maggioranza, quindi qualsiasi battuta potesse sconfinare veniva immediatamente bloccata. Poi la sceneggiatura è stata scritta anche da una donna, e da una donna super femminista, insomma, come Federica Bosco, e quindi mi controllavano a vista, perché è chiaro che di mio io sarei stato anche più ironico, però in qualche modo cercavo di mantenere un equilibrio, una equidistanza e una verosimiglianza insomma nelle situazioni. Nel tuo film c'è Loretta Goggi, lo dicevi prima, una presenza assolutamente eccellente, e viene soprannominata il sergente Hartman. Quello che mi chiedo è se c'è un particolare legame con il film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, o per quale motivo hai deciso di dargli questo nome. C'è il suo dare ordini nel film a tutti, cioè sostanzialmente lei detta i tempi della famiglia, c'è una partenza per le vacanze in cui lei sembra un alzabandiera, era insomma una partenza con i bambini piccoli, uno che mette la madre come nome sul telefonino, sergente Hartman, non c'è bisogno di raccontare nient'altro del personaggio, già sai tutto, come questo ragazzino è nato compresso. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.